Casa Ionica, l'Istituto di Istruzione Superiore di Rosarno, Liceo Scientifico, Tecnico e Professionale per l'Agricoltura, e il Liceo Scientifico di Roccella e Gioiosa Ionica si uniscono oggi per dare vita ad un concerto di beneficenza. L'Orchestra del Pino di Rosarno è stata istituita nel marzo 2011 e in brevissimo tempo è riuscita a raggiungere veramente obiettivi ragguardevoli, pluripremiata a livello nazionale e internazionale. Abbiamo pensato insieme al maestro Managò e al maestro Argirò di creare una nuova orchestra, l'Orchestra della Città di Gioiosa, e viene istituita proprio in questo momento. Il vescovo dice che purtroppo non può partecipare alla manifestazione per impegni precedentemente assunti e che si compiace per la lodevole iniziativa. E conclude: mi scuserete e avrete pietà di me. Ringraziamo comunque il vescovo per la sua benedizione. Grazie, eccellenza. Momento straordinario perché abbiamo voluto dedicare un concerto alla memoria di Mary Cirillo, per i figli della quale sono stati raccolti dei fondi dai nostri studenti e dalle associazioni che fanno capo alla Consulta di Gioiosa in collaborazione con il Comune di Gioiosa. Abbiamo voluto sostenere esigenze di un ragazzo diversamente speciale, Marco, e altresì sostenere anche le spese necessarie perché l'associazione Misericordia, la confraternita Misericordia, possa pagare le rate per l'ambulanza. Abbiamo fermamente condiviso oggi un momento finalizzato all'amore, alla solidarietà, alla fratellanza, ai valori universali di cui i nostri studenti si sono resi assolutamente protagonisti, sia gli studenti dell'orchestra nonché gli studenti che hanno partecipato e che hanno voluto dare anche il loro contributo. A nome dei familiari di Mary Cirillo un grande ringraziamento anche da parte di noi legali a tutti gli organizzatori. La provincia sicuramente sarà vicina a queste iniziative e saremo di supporto affinché si possano raggiungere risultati ed obiettivi. Una bella iniziativa che sicuramente non sarà l'unica, conoscendo la preside Russo, una preside molto impegnata in tutti i fronti, in tutti i settori. Il blocco per quanto riguarda la confraternita. Per quanto riguarda la confraternita della Misericordia, stai tranquilla che mi attiverò con i settori e vediamo dove possiamo intervenire, in quali modi, poi fissiamo un appuntamento con il responsabile, Dov'è? Venga, venga, allora fissiamo l'ora. Quando volete, io sono quasi tutti i giorni in provincia, quindi lunedì. Questo gesto è un gesto di sensibilizzazione, non è tanto il quanto si raccoglie ma il messaggio che si manda, cioè la capacità di stare insieme e di perseguire degli obiettivi che sono obiettivi per soddisfare il bene comune e l'interesse di tutti quanti. Andremo anche all'ente provincia per cercare delle risorse per poter aiutare l'associazione Misericordia in questo suo impegno economico.